benvenuti in un nuovo video. Io sono Maria Chiara e oggi andremo a provare un altro dei regali che mi è stato fatto. E il prodotto che vado a provare è questa palette qui di I Love Makeup. Questo dovrebbe essere sempre Revolution, però c'ha talmente tante sottocategorie, tanti rami Revolution, che mi sono un po' persa. C'è I Heart Revolution, Revolution quello tipo XX, una cosa del genere. Adesso non ricordo, comunque dovrebbe essere del brand di Revolution. Questa palettina qui mi è stata regalata da una mia amica appunto per il compleanno. Se non avete visto il video dove vi faccio vedere i regali che mi sono stati fatti per il compleanno, ve lo lascio qui così potete andare a sbirciare, e nel caso volete vedere qualcosa all'opera prima rispetto a un altro prodotto, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti e tranquillamente io esaudirò ogni vostro desiderio. Vabbè, comunque, scemenze a parte, questa è la palette. Adesso vi faccio vedere il pack primario. È a forma di tavoletta di cioccolato, tra l'altro bellissima, proprio bella. Qui dietro c'è il nome. Questa si chiama Obsession with Chocolate Salted Caramel. Infatti c'è scritto I Heart Chocolate Salted Caramel. La palette appunto si presenta così, bellissima, cioè solo per il pack uno dovrebbe averla. Per collezione secondo me è carinissima. È caduto il pennello. Come prima impressione, io credo proprio che i colori all'interno siano davvero carini. Mi piacciono un botto, sono tutti quasi toni caldi sul nude e ci sono degli shimmer molto particolari. Ha un bello specchio abbastanza grandicello, ecco, almeno si vedono gli ombretti e non si vede la ring light. Come vi avevo detto nel video dei regali, profumo di cioccolato. Ora, non so se è un'impressione mia, il cervello associa la forma all'odore, però è un odore dolce e ammessa di cioccolato. Comunque profuma in ogni caso. All'interno della palette troviamo anche un pennellino, che io questi non mi trovo mai ad usarli. In ogni caso, un'altra cosa simpatica è che sulla pellicolina, come nella palette di James Charles, ci sono scritti i nomi degli ombretti. Ogni ombretto ha un nome, comunque sono inerenti a, comunque, ai dolci, al cioccolato, tipo c'è Choc, Cake, Candy, Caramel, Spoon, Yum, Sweet. Cioè sono tutti insomma inerenti ed è una cosa carina. Oh, l'ho apprezzato, complimenti. Andiamo subito a provare la palette. Voglio fare una cosa abbastanza naturale, anche perché questa permette look da tutti i giorni, ma ha anche dei colori abbastanza scuri. Vabbè, a parte il nero, questo colore qui mi ispira tantissimo, è uno shimmer color petrolio. Ci ho ficcato il dito, ho appena ficcato il dito in questo marrone qui. Però voglio andare a fare qualcosa di soft, anche perché dopo questo video ne dovrò registrare un altro dove non mi truccherò. Vado con il primer di Urban Decay, l'eyeshadow primer Potion, e lo vado a mettere su tutta la palpebra. Penso che andrò a usare lo specchio della palette. Dovete ammirare la palette in tutta la sua bellezza. A posizionare il primer sulla palpebra e lo vado a stendere col dito. È la seconda volta che uso il primer. I primer bisognerebbe testarli a lungo. Servono per far aderire meglio gli ombretti, far reggere meglio il makeup su magari tutto il giorno. Col fatto che non esco, io mi trucco e poi mi strucco dopo aver registrato, anche perché sto dentro casa. Al massimo questione di una o due orette me lo tengo il makeup, poi comunque mi strucco, ripeto, stando dentro casa. Quindi non lo posso testare bene come vorrei uscendo eccetera. Lo sapevo che dovevo chiappare un ombretto con un nome impronunciabile. Evenly, io lo dirò così perché così ho deciso che si pronuncia, che è esattamente, come faccio a farvelo vedere, ecco, questa è la cosa scomoda delle palette con gli specchi, non ci avevo mai pensato, che è questo qua. Questo qui è un beige molto molto chiaro, lo vado a mettere nella piega e lo picchietto qui. È molto chiaro, quindi non si vede tantissimo. Sembra abbastanza rosato. La cialda sembra più sul marroncino, però comunque è un bel colore. Quasi tutto specchio, si vede. È abbastanza pesantina. Sullo sportello, questo qui dove c'è lo specchio, oltre ad esserci lo specchio, c'è anche l'aggiunta di comunque più plastica, perché c'è questo effetto qui cioccolatoso. Quindi pesicchia in realtà un pochino, ma nemmeno troppo. Penso si possa tranquillamente portare in giro in viaggio. Non è piccolissima, ma non è nemmeno troppo ingombrante. La proviamo per un travel friendly su. Perché non ho mai pensato di truccarmi da così, quando prima di avere lo specchio mi truccavo sempre così e non vedevate niente. Perché non l'ho pensata prima sta cosa. Direi che come sfumatura ci siamo. Adesso voglio andare a scegliere un colore scuro per intensificare la parte finale dell'occhio. È questo qui proprio a fianco al colore che ho usato. Sembra anche molto più burroso rispetto all'ombretto che ho appena messo. Quindi vado a prendere con un pennello un po' più compatto e vado a intensificare questa parte qui. Picchietto il colore e lo porto all'esterno, non vado a scurire troppo. Porto leggermente qui metà occhio, ma sfumo proprio poco, cercando di lasciare comunque sempre questa parte molto più chiara. Da tanto che non facevo un makeup nude. Bello
pigmentato comunque. Si sfuma abbastanza bene. Forse ho fatto un po' di macchietta qui, ma proprio poco poco. Cioè qui dove ne ho messo un po' di più non si è sfumato benissimo. Poi io continuo a sfumare, adesso vediamo. Penso di aver sfumato abbastanza. Ho ripreso il colore che ho messo nella piega, quello più chiaro. Sono andata a schiarire qui, a sfumare bene appunto il colore chiaro con quello scuro che ho messo. Quello scuro un po' qui mi ha fatto macchia e qui non si sfuma proprio bene. Cioè qui si è sfumato bene, però sto cercando di sfumarlo, ma niente. Ha detto che vuole stare lì e non si sposterà. Ok, allora vado a mettere Salted, che è questo scuro qui, nella parte più esterna, e Spoon nella parte più interna. E vado a mettere Spoon qui. Non serve fare la cat crease, perché sembrano ombretti liquidi. Questo colore è bellissimo. Diventerà uno dei miei shimmer preferiti, probabilmente. Ho messo questo shimmer bellissimo. Adesso voglio andare a scurire la parte finale, sempre con lo shimmer che vi ho fatto vedere prima, sempre scuro. Credo che bagnerò anche questo. Vado a mettere qui. Ma sti shimmer sono proprio spaziali, ma sono belli proprio, cavolo. Sono scioccata perché questi shimmer mi stanno piacendo tantissimo. Cerco un attimo di sfumare qui un po' meglio il marrone che ho messo prima, perché un po' mi dispiace abbia fatto macchia. Ho la batteria scarica, devo cambiarla. Nel frattempo ne approfitto per completare il look e farvi vedere il look finale, perché tanto non vado a provare prodotti nuovi, sto testando questa, quindi vi faccio vedere semplicemente questa. Eccomi tornata con una base fatta. Adesso completiamo gli occhi. Mi rendo conto che forse ho esagerato con la terra, ma decisamente, cioè tipo ho usato il correttore di Astra, che come vi avevo detto nel video appunto dove provo i prodotti di Astra, che vi lascio qui su, è troppo scuro, quindi di conseguenza correttore scuro, contour abbondante, sembro abbronzata. Facciamo finta di niente, facciamo finta di niente, perfetto, grazie, so che mi volete bene e che non mi giudicate. Avevo detto che l'avrei usato d'estate abbronzata, però sto cercando di capire se posso effettivamente usarlo anche non d'estate, quindi ho fatto tipo un mix, dato che questo qui di Maybelline che uso sempre più chiaro, vabbè, ho fatto un casino, poche parole, mi sto giustificando, ma perché mi giustifico? Ho fatto un casino, punto. No, in realtà non è venuto male, non mi dispiace, forse però ho esagerato, anche perché poi ho usato la Contouring Duo Palette di Essence, che questa c'ha la terra fredda, molto fredda, quindi ingrigisce, e ingrigendo sembra che ancora peggio. Che volevo dire su questo correttore, dato che appunto lo sto continuando a usare e lo sto testando, è molto buono, cioè ti pialla davvero, è veramente a lunga tenuta, non mi evidenzia le pieghe, sicuramente si percepisce che ho il correttore addosso, cioè quindi non è molto effetto naturale. L'unico problema è che appunto che io ho la pelle secca, quindi questo per pelli secche non è il massimo del massimo, ma non è nemmeno troppo secco in realtà. Io devo comprare correttori idratanti e continuo a comprare correttori secchi. Sto continuando a usarlo per la palpebra, per fare le cat crease, ma purtroppo mi secca troppo nel contorno occhi, soprattutto poi se ci metto la cipria, ciao proprio. Vi lascio sotto in descrizione tutti i prodotti che ho usato. L'unica cosa, ecco, vi volevo dire appunto anche un altro prodotto di Astra che sto testando, che ho provato proprio per il video dove faccio una full face con solo i prodotti di Astra. Questo mascara mi sta piacendo. Io ho il problema di avere sì le ciglia, cioè problema, oddio, ho le ciglia lunghe ma abbastanza dritte, quindi mi servirebbe un correttore, mi servirebbe un mascara che me le curvi. Questo non le curva, perché non promette di curvarle, furba io che l'ho comprato. Quello che vi volevo dire è semplicemente un aggiornamento, mi sta piacendo, continuerò a usarlo, non è il top del top per me, quindi non è il mascara della vita, però divide bene le ciglia, tranquillamente stratificabile, non lascia grumi, comunque mi piace, cioè è un effetto che mi piace, infatti ho usato questo. Nella riva inferiore degli occhi credo che forse andrò con il colore scuro. Vado a schiarire con il colore che ho messo nella piega, quindi faccio un mix di tutti e due. Ovviamente vado a unire con la sfumatura sopra, vorrei farlo un po' più chiaro, quindi vado a prendere il color panna che c'è qui, che si chiama Delicious, e vado a sfumare meglio tutto, perché sennò mi scurisce troppo. Faccio la stessa cosa di là, quindi uso sempre gli stessi colori. Non andrò a fare l'eyeliner stavolta, nonostante piano piano stia imparando a farlo. Vado con la mia matita preferita, che è l'Exaggerate di Rimmel London, e la vado a mettere nella rima inferiore. E infine, che cosa mi manca fare? Scegliere un punto luce tra tutti questi shimmer meravigliosi che ci sono qui. Lo shimmer più chiaro che c'è, che è questo. Come faccio a farlo vedere? Questo qui.
e lo metto come punto luce. È molto leggero e quasi impalpabile, sia alla vista che proprio una grana molto molto sottile, però è super luminoso, cioè si vede tantissimo. Io sono super felice di questa palette, mi piace da morire, oltre a essere bellissima come pack. Raga, gli shimmer sono spaziali. Mi manca da mettere qualcosa sulle labbra e direi di andare con il Matte Affair Bastier, lo 03 di Bellogi, che è la Nude Painting 02 di Essence. C'ho gli swatch dappertutto, vabbè, comunque è questa. Diamo un po' più di marroncino, capito? A questa carta. Credo che forse così già sia un po' meglio, ma in ogni caso Marie Chiara compra dei rossetti un po' più marroncini, perché basta con sti rosa. L'ho messo anche malissimo, ma voi non fateci caso. Forse ci dovevo mettere solo la matita, sarebbe stato meglio. Comunque, il look è terminato, io adesso mi sciolgo i capelli. Considerazioni su questa palette, raga, mi è piaciuta tantissimo. Partiamo dal pack, che non c'è bisogno di descrizioni. Molto bello, carinissimo, davvero, super simpatico, e a me le cose così piacciono. L'unica pecca che ho riscontrato un po' di difficoltà nello sfumare il marrone scuro, non lo so dire, aiutatemi, vi prego. Si scrive Drizzle, non so, Drizzle, chi lo sa, io no. Comunque niente, a parte quello, super contenta, il look mi piace tantissimo, era un botto che non facevo un look del genere così. Ogni palette, ogni ombretto, ogni texture va lavorata in modo diverso, quindi essendo la prima volta devo anche un attimo capire come ci devo lavorare. Non mi dispiace affatto, i colori dentro sono molto belli, nella mia comfort zone, quindi posso tranquillamente usarla anche quotidianamente. Volevo fare un look un po' più soft, un po' più leggero, in realtà con il marrone scuro è venuto abbastanza intenso, però si può intensificare ancora di più con il nero, o comunque lasciarlo sempre un po' più leggero usando magari un marroncino più chiaro. Mi piace tantissimo il look che è venuto fuori, spero vi piaccia anche a voi, ma la cosa di cui sono più contenta e fiera sono gli shimmer. Sono cremosi, quando li bagnate col pennello sono proprio burrosi, cioè ma una texture bellissima, colori lasciamo perdere, sono super brillanti, a me è piaciuta un sacco, quindi grazie alla mia amica che me l'ha regalata, sono super contenta, un regalo bellissimo e anche apprezzatissimo, e sono contenta che la continuerò a usare sicuramente tantissimo, sia qui su YouTube che nel quotidiano, nei video che farò in futuro vi aggiornerò sicuramente. Questa era una first impression, non l'avevo detto all'inizio, era la prima volta che la provavo e la prima volta anche che swatchavo i colori, quindi sono stata sorpresissima in maniera positiva, e gli shimmer soprattutto. Siamo arrivati alla fine del video, io spero che il look vi sia piaciuto, io sono molto soddisfatta, mi piace tantissimo, ripeto, la palette è super valida. In ogni caso vi lascio i link di tutti i prodotti che ho utilizzato sotto nella descrizione, e vi lascio questa perché mi ha detto la mia amica che l'ha presa su Amazon, quindi è reperibile su Amazon. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando non scordatevi di mettere un bel pollice in su, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così vedrete i prossimi video, perché ho ancora tantissime cose da testare, per ora ne ho testate solo due, la Carnival, che è uscito il video prima di questo, e questa qua di oggi, ma ho ancora delle chicche da provare con voi qui su YouTube. Seguitemi su IG, vi lascio il profilo qui, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ispira molto. Certo. Perfetto. Mamma che chiude la finestra. Stanno saltando sopra. Che stanno facendo? Prendono la mira quando devo registrare. Non è possibile. Sì, credo stiano saltando. Non capisco. Miracolo. Sono fermati. Penso sia scontato dire che mi vengono sempre gli occhi diversi. Sì. L'Hypnotize Liquid Lipstick. Perché non so dire lipstick? Che problemi c'ho?